Rispetto ai dati sul contagio in città, voi avete anche una sorta di osservatorio al Comune di Napoli. Dal punto di vista campano si è arrivati al 10% nel rapporto tra tamponi e positivi. È un segnale non troppo positivo da questo punto di vista, mi scusi il gioco di parole. Voi che segnali avete? Ma io sono molto preoccupato anche di un dato di cui forse si parla, il numero dei morti. Il numero dei morti credo che a Napoli in Campania è molto alto. È molto alto e che va secondo me tracciato anche con una maggiore attenzione, se non ne siano, come dire, anche di più rispetto a quelli che ogni giorno ci vengono comunicati, e anche come le persone muoiono, dove muoiono, se la maggior parte delle persone muoiono in casa o muoiono in ospedale. Quindi il tasso di mortalità è alto, il tasso di contagio non è basso, stiamo in linea comunque con la situazione grave che c'è nel paese. Io credo che gennaio, febbraio e marzo saranno 3 mesi, come sapevamo, molto difficili. Poi l'auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente, rapidamente, in maniera un po' più ordinata e organizzata. Lei dice il tasso di mortalità perché lo guarda negli ultimi tempi oppure nel lungo periodo? Autunno. In autunno sono stati molti morti a Napoli. Ci siamo dibattuti sui colori, su tante cose, ma secondo me il numero dei morti è stato molto alto e questo ha avuto un suo trend esponenziale, a cominciare dal mese di settembre per arrivare fino a novembre. Cioè io credo che l'autunno a Napoli e in Campania è stata caratterizzata da un'alta mortalità e credo che tutto quel momento storico anche di confusione e di conflittualità, in particolare sui colori, tra governo e regioni non abbia aiutato. Ecco perché c'è bisogno di armonia, adeguatezza e capacità di intervenire in maniera rapida. Cioè credo che questa confusione sui colori non sta aiutando nel contrasto alla pandemia. Cosa immagina per porre rimedio? Io credo che in gennaio, febbraio e marzo bisogna continuare con delle restrizioni importanti. Io credo che l'inizio della liberazione progressiva dalla pandemia cominci dalla primavera. È da lì che si può, secondo me, misurare la rinascita di un paese. Oggi però mi sarei aspettato da parte del governo nazionale, in maggiore intesa con le regioni, una più capace convivenza col virus. Cioè, come dire, il balletto, la litania, le contraddizioni, le ambiguità e le inadeguatezze che si sono viste sulla scuola sono davvero incredibili. Lo testimonia la protesta degli studenti di ieri, che è emblematico. Cioè, gli studenti protestano perché vogliono andare nel luogo della democrazia che è la scuola. E un governo che ci ha inchiodato giornate intere, compresa la vigilia di Natale, governo e regione, a fare riunioni in prefettura, dove noi ci siamo organizzati sul trasporto pubblico, sugli orari, insomma facendo al meglio, e che ne so, a Firenze si aprono le scuole, a Napoli no, a Milano no, e in un'altra città sì, il diritto all'istruzione. Io credo che dovrebbe essere un diritto nazionale riconosciuto a tutti. Ecco, questo è un altro elemento, secondo me, del fallimento costituzionale di questo momento di inadeguatezza nella capacità di trovare un punto di armonia alto tra governo nazionale e regione.